Con Elettra Lamborghini e la dea del ritmo, la nota cantante, nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini, sbarca nel mondo dei comics. Il libro, edito dalla casa editrice Beccogiallo e realizzato da Luca Vanzella, è stato presentato in una conferenza stampa a Luca Changes alla presenza della sua esuberante protagonista. Nelle pagine della graphic novel si scopre una Elettra a metà tra Pollon Combina Guai e Wonder Woman, un personaggio ironico e autoironico, simpatico e divertente, ma anche un po' casinista e molto simile all'Elettra della vita reale. Tra le pagine del libro si ritrovano gli outfit della cantante, i suoi cani e i suoi amati cavalli, oltre che alcuni buffi aneddoti. Cerco veramente di essere me stessa perché penso che alla fine è proprio quello che vince. Quindi essere trasparenti senza aver per forza creare un personaggio, quando io in realtà sono esattamente così. La cantante ha accolto con entusiasmo la proposta di diventare l'eroina di un fumetto, sebbene abbia confessato di non leggere molti libri del genere, ragione per cui questa è la sua prima volta a Lucca Comics. Questa è la mia prima volta, capisco che è sicuramente diverso da quello che è normalmente, ovviamente per il corona. Mi hanno sempre detto che è una manifestazione bellissima, comunque ci sono tante famiglie che partecipano. Quest'anno è andata così e ce la facciamo andare bene.